L'arte del combattimento e poi il Ram Muay, che è proprio la danza del campo dove si è allenato. In questo caso abbiamo detto a Mantova, presso la palestra Club Milani Team. Ma andiamo subito a vedere un calcio girato a segno. Bellissimo, Chico. Sì, bellissimo. Anche se prima in fase Adesso di un middle studio, kick. middle kick, calcio interno, low kick. Anche questo match Questo, sembra sì, iniziato sotto i miei fasi di auspici. studio ancora non ne abbiamo viste, non ci vogliono Assolutamente dare. no. Adesso la proiezione a terra finisce Luca Fei. Sei. Bellissimo, Ancora a tenta il calcio vuoto però. girato. Che Termina la ecco, ci prima vediamo dopo. ripresa terminata. Hai un tessuto osseo quasi il doppio del naturale, vero? Adesso non esageriamo, però abbiamo un certo sopraosso, diciamo, perché menando sempre con la Ancora a terra. tibia ancora a terra. Se vuoi che Dio ti dia un referto sui punti, bisogna che stia un attimino più attento. Stiamo attenti Scusa perché. anche che ci sta a sentire, non sono della professione. La Eh sì, musica thailandese. Termina la seconda ripresa. Rimarlini a catturare la fortuna e si prega soprattutto di non avere ferite gravi perché terzo round. Terzo round. Ancora una ginocchiata frontale. Quelle corde. Queste corde che proprio non le vogliono lasciare stare, No, Chico. bisognerebbe tirarle un attimino di più, bisogna bisognare il tecnico di Intanto seguiamo il match, ancora un calcio frontale.
la presa a terra. Ormai non si contano più le volte in cui i due atleti finiscono a terra. Hanno dato molto, li vedo provati. Forse Azzadina ha qualcosa in più, però. Sì, ancora un ha qualcosa in più in questo. Un high kick che crediamo sia andato a segno. Vediamo, fai un po' di difficoltà forse. Sì, lo vedo un po' in affanno. Sicuramente più dinamico in questo frangente il marocchino Azzedin Arki. No. E ancora sta diventando un po' un tormentone, sì, di questo secondo. Non sembra, ma questa gettata a terra spezzano il fiato parecchio. Spezzano il fiato e concedono delle pause preziose, vitali per ricaricare le energie per il rush finale. Bello. Commettiamo questo colpo. Vediamo a vuoto un high kick. Spettacolare. Bellissimo. Però purtroppo un'esecuzione volante. Sì, non molto efficace, però molto ma molto spettacolare. Volendola classificare tra le listra i colpi di Tai. A terra Azzedin. Sì, sta andando molto a vuoto. Vuole forse si sente un attimino ancora. Un altro calcio volante. Cerca molto la platealità del gesto, sì, Azzedin, vero? Forse si sente un attimino sotto di punteggio, vuole dare il tutto per tutto, ma cercare dunque di convincere la giuria. Sì. Però così non penso sia proprio il modo più giusto. Ancora un calcio a vuoto di Fei, di nuovo il clinch e finisce il terzo round. La terza ripresa. Sarà adesso il quarto e l'ultimo round a definire chi l'avrà spuntata nel primo round dopo 2 minuti e 5 secondi. Adesso il quarto e ultimo round tra Azzedin e Luca Fei. Qui vedremo che daranno il tutto per tutto. Anche perché mi pare che fino adesso si sono equivalsi. Sì, più o meno. Chi vincerà sicuramente per questione di pochi punti. Adesso un middle kick. Posizione di guardia. Tenta il aggancio destro Fei. Ancora un'esecuzione spettacolare, ma comunque inutile di Azzedin. Ancora all'angolo i due boxer. Adesso il richiamo di Giovanni Zara. Vediamo un po' provato in volto Luca Fei. Sì, come parlavamo prima. Calcio, sì, frontale di Azzedin. Adesso la replica. Ancora a terra Luca Fei, si rialza. Bellissimo. E adesso un bel sì, ha fatto una kick. Gran cosa. Poi insiste con questo calcio girato che non ha ancora portato a segno neanche. Sicuramente un po' atipici nel repertorio della Thai, vero? No, non direi, però la mia idea è più meno spettacolare, più efficace. La tag è tra l'altro uno sport che bada molto alla concretezza. Spesso si dice che quando serve un colpo è come se fosse l'ultimo. Sì, perché sappiamo che di nuovo a terra. Perché io ho praticato prima la Thai box anche il taekwondo, dove innanzitutto premetto, prima che si offendano quelli dell'arte marziale, la Thai box non è un'arte marziale, è uno sport da combattimento, tengo a precisare. E io prima facendo taekwondo, calcio interno tanto di Azzedin, sì, a terra Azzedin e a terra per il colpo, penso, poi, e questo potrebbe contare i fini, sì, del verdetto finale. Si danno alle corde, allontanati da direttore di gara Giovanni Zara. Lo stop del direttore di gara, ultimi secondi di questo, sì, quarto decisivo round, e finisce adesso e aspettiamo ansiosi il verdetto, davvero, sì, indecifrabile, sì, anche così a naso Fei. Ed è il risultato ufficiale, match pari. Un applauso per il match pari. Ho detto che sbagliavo.